Siamo con Antonino Petrillo, presidente della SOSPAS Italia, un'associazione che si occupa di ambiente e di legalità, nonché organizzatore del primo premio giornalistico Nadia Toffa. Antonino, com'è nata questa idea e perché dedicarlo proprio a Nadia? L'idea non è un'idea, perché sarebbe molto riduttiva la cosa. È, diciamo, è la sensibilità che abbiamo noi come associazione, perché Nadia l'ho conosciuta, gli ho fatto scorta quando venne nelle nostre zone alla Terra dei Fuochi. Ok, quindi è stata una persona per me speciale, una persona che va dato merito e riconoscimento, ed ecco il perché l'idea di dedicarlo questo premio, anche perché questo premio deve sensibilizzare i giornalisti, giovani giornalisti salernitani, perché questa problematica solo attraverso la stampa e il video si possono denunciare le cose, e bisogna farlo spesso. Antonino, come si svolgerà questo premio? Oggi siamo qui in seduta della conferenza stampa, a breve inizierà, ma quale sarà l'iter della due giorni? In queste due giornate noi abbiamo un poco diciamo, spaziato a 360 gradi dagli inascoltati d'Italia, cioè persone che si sono viste negare la giustizia in Italia, e quindi abbiamo messo a disposizione di queste persone un magistrato, un giudice, un avvocato che si sono offerti ad ascoltare queste persone, e quindi per poi presentare alla Corte Europea diciamo denuncia di questi fatti, punto. Detto questo, poi ci sarà, ad esempio, ci saranno momenti di spettacolo, di cabaret, ci saranno confronti tra oncologi, biologi, chimici, cioè affronteremo a 360 gradi problematiche, e la giustizia che puntualmente non risponde alle esigenze territoriali. Oltre alla figura di Nadia, hai voluto condire questo premio con la figura di Gio Pedrosino, di cui qui abbiamo diretto discendente. Come ci si sente, insomma, a toccare un pezzo di storia viva? Diciamo che è io ringrazio la presenza del nipote Nino Melito Pedrosino, lo ringrazio di cuore, e sarà lui a spiegare la correlazione tra giustizia e l'ambiente. E non solo, i mafiosi che poi trafficano questi rifiuti illeciti e ci stanno ammazzando piano piano. Parlavamo prima con il presidente Petrillo della Legalità, e qui abbiamo il pronipote di Gio Pedrosino, Nino Melito Pedrosino. Beh, intanto ringrazio il presidente per avermi voluto. È da sottolineare la sua sensibilità professionale, nonché sociale, e posso aggiungere umana, nell'aver istituito questo premio alla memoria, ahimè, di questa sfortunata ma valente giornalista nella persona di Nadia Toffa. Maggiormente lui degno di nota e apprezzamento, perché ha ritenuto e ha voluto condire, posso ben dire, questo evento con la legalità attraverso la mitica figura di Gioe Pedrosino, un eroe internazionale arrivato al nono film. Si sta girando in America il nono film, l'attore che lo interpreta oggi è Leonardo DiCaprio, e sabato prossimo, bontà sua, sempre del presidente, avrò l'opportunità di tracciare una biografia, se non altro sommaria, su questa figura, e invitare altresì tutti quanti a visitare a Padula, nella sua casa natale, oggi casa museo, l'unica in Italia dedicata a un esponente delle forze dell'ordine. Grazie. Grazie a voi. Buongiorno, sono giornalista di Cigno, sono un Apex TV e collaboro con il quotidiano Le Cronache. Ho avuto modo e il piacere di conoscere Antonino Petrillo grazie anche alla signora Annalita Iubiano, management event and fashion di Nocera,
dove presso il suo studio ho avuto il piacere di incontrare Antonino. E Antonino mi fece partecipe di questo suo progetto. Giustamente, per uno che lavora con i giornali, con la televisione, sentire il nome di Nadia Toffa non sente un nome di qualsiasi collaboratore o estensore di articoli. Accettai di buon grado e sono fiero. E volevo di avere preso parte, di dare dato la mia collaborazione ad Antonino. E innanzitutto vorrei dire e vorrei ringraziare il sindaco di Eboli per avere sostenuto ampiamente questa manifestazione, ampiamente questo premio giornalistico. Cada vez sono giornalisti molto più conosciuti come Anna Cicalese della RAI e Adriano Vicino del Corriere del Mezzogiorno, che è mio figlio. Anche lui è partito da zero, anche lui Antonino è partito come te, poi è andato oltre con la penna. Ha amato combattere l'inquinamento, gli abusi edilizi, cose che lui faceva prima di lui in un mestiere precedente, e non poche difficoltà incontrate. Quindi tante cose unite insieme mi hanno portato a sostenere, come grazie anche ad Antonio Ricchio di Arte TV, che ecco, lui ama le quinte, lui sta, anzi non dietro le quinte, sta alle spalle degli spettatori per riprendere tutto ciò che si sviluppa nel corso di manifestazioni ed eventi. E con Antonio immediatamente accettammo questo invito, immediatamente invitammo Antonino presso i nostri studi insieme alla signora Viviana, con i quali ci intrattenemmo in un lungo discorso. E parlammo di Nadia Toffa, parlammo della lotta all'inquinamento ambientale, alla lotta allo sversamento, all'edilizia selvaggia, all'abbandono delle nostre zone, delle nostre belle coste, sindaco come ne voglia. Purtroppo ho dovuto scrivere anche su di me. E io amo la mia terra, amo il Mezzogiorno, amo le persone come Giobetto Rosigno, ne conosco la storia, ed è un piacere ed è un onore per me essere seduto accanto a lei, signor Pedrosino, e credo è un piacere per tutti ospitarla. Abbiamo un pezzo di storia, che abbiamo scritto in America, in terra lontana, e ciò fa sicuramente onore e ci fa vanto. Io ho avuto il piacere di visitare il museo che avete allestito a Padula e sono rimasto contento che Padula, questa bellissima ridente cittadina, non è famosa soltanto per la Certosa, ma è famosa nel mondo anche perché abbiamo il museo di Gio Pedrosino. Dico abbiamo perché io mi sento meridionale, mi sento salernitano, amo la mia terra. Ho voluto nel mio recente lavoro lavorare per la mia terra, per la tranquillità, per la serenità dei cittadini della provincia di Salerno, che io credo sia una delle più belle province, cioè a essere la più grande provincia. Il premio Nadia Toffa si inquadra in un momento particolare, in un momento particolare dove la lotta all'ambiente, la lotta agli dispersi, la terra dei fuochi, noi siamo poco distanti dalla terra dei fuochi, ed abbiamo il piacere di avere un ministro dell'ecologia, il generale Costa, il mio ex comandante, di essere il ministro dell'ecologia, e che mi auguro possa essere presente nei prossimi due giorni. Mi voglio scusare con i colleghi giornalisti per l'assenza della collega Del Martino e di RTA Live, Luisa Trezza, che ha avuto un problema familiare che mi ha scritto poco fa e che pertanto si scusa e lascia i saluti al Presidente Petrillo, poi la renderò io partecipe di ciò che oggi si è detto. Non voglio tediarmi oltre, credo che questa idea di Antonino Petrillo è un'idea che oggi è partita giorni fa, però è un'idea che ha invaso le menti di molte persone, è un'idea che deve essere coltivata, deve essere portata avanti. Oggi la facciamo a Eboli
e la faremo al Palasede questa manifestazione, avremo tantissimi artisti tra i quali hanno accettato di buon grado, e poco fa stavo con la collega della RAI, ha accettato Edson D'Alessandro di partecipare, un ragazzo che purtroppo, guarda, è un problema che in Italia ce l'hanno tanti, la balbuzie, ed è stato discriminato. Ed è stato discriminato, viene discriminato. Io ho avuto il piacere di intervistarlo in una piazza, gli ho detto non ti preoccupare, segui Alberto Murini insieme a te, con la collega, c'era la collega cicalese, e anche Miriam Marian Tancredi, che ha accettato di comprare un'altra persona discriminata. Quindi non deve essere soltanto il ricordo, ma deve essere il rilancio, l'inizio, il continuare e andare avanti, continuare in questa opera meritoria che Antonino ha voluto iniziare. Quindi vivere, combattere, e poi il fine ultimo, quello di dare una mano per la realizzazione del reparto oncologico pediatrico dell'ospedale di Taranto, intitolato proprio a Nadia. Quindi è importantissimo questa manifestazione, sono importantissimi gli aiuti che giungeranno, perché oggi la sanità, sindaco lei lo sa bene, quindi i problemi della sanità specialmente nel nostro regione sono grandi e hanno bisogno di aiuto. Quindi bisogna che tutti ci rendiamo parte attiva affinché questo progetto possa crescere, alimentarsi dopo giorno e ricordare ciò che Nadia Toffa ha dato in sua giovane età. Grazie. Volevo ricordare che saremo in diretta dal Palasede con la mamma di Nadia Toffa, anche perché è impegnata all'inaugurazione della Fondazione Nadia Toffa, che è il reparto oncologico pediatrico di Taranto. Quindi il 20 saremo in diretta con lei, saluterà le persone che saranno presenti al Palasede, lo farà anche padre Patriciello, quindi vi invito a venire, perché sarà sicuramente una bella giornata per ricordare la mia amica, carissima amica, perché gli ho fatto scorta nella terra dei fuochi, Nadia Toffa. Un applauso. Detto questo, passo la parola al giornalista Cicalese. Allora, buongiorno a tutti, salve. Allora, io insomma, a me mi fa sorridere questa cosa, perché Antonino mi emoziona tanto. Mi emoziona perché lui si emoziona quando parla delle cose che vuole realizzare e che realizza, quindi ogni volta io arrivo in calcio d'angolo un po' per asciugare le sue lacrime. E questo insomma merita un applauso per Antonino, perché lui è così. Cioè, Antonino è veramente una brava persona, e oggi noi possiamo dire che di brave persone, caro sindaco, ce ne sono ben poche che riescono a mettere insieme tante persone con amore, come oggi siamo qui, no? In questa bella aula consiliare, no? Che ci ospita. E perché tante belle persone? Perché alla mia destra, se non mi sbaglio, ci sono delle associazioni, dico bene, e quindi un applauso a voi, perché grazie alle associazioni, che sono il motore, no? di ogni manifestazione, di ogni territorio, perché riescono a convogliare, no? Appunto tante menti e tante brave persone come Antonino. Quando ho conosciuto Antonino, anche io, grazie all'amica Annarita Giuliano, alla quale farei un applauso forte, perché lei ha un'agenzia, no? E di solito quando si parla di agenzie, una persona è facile, no? Pensare a compensi, a grandi eventi, insomma, lei realizza tutto questo, però lo fa con un grande cuore, e spesso io le dico: tu ci rimetti
ci rimetti, ma lo fai come lo fanno le associazioni. La signora, ecco, c'è un applauso a lei che asserisce. Allora, mi piacerebbe, visto che non mi sono potuta informare inizialmente, quali sono le associazioni e in che senso? Trasformiamo la cosa, poiché io sono stata chiamata perché mi dovevano fare delle domande, però per deformazione professionale, perché chiaramente sono una giornalista, mi piace ascoltare, un po' come ho ascoltato la storia che mi ha emozionato, no, di Petrosino, mi piacerebbe ascoltare perché nascono delle associazioni, con gli stessi intenti con i quali sono nati gli intenti sul premio Nadia Toffa, alla quale fare un altro grandissimo applauso. Prima di ascoltare voi, vi dico perché ho accettato di collaborare insieme. Antonino, vai. No, non ti volevo togliere la parola. Ah, posso continuare? Vi dico perché ho accettato. Allora, qui c'è scritto giornalista Rai, no? E com'è nata il mio incontro con questa rete nazionale? Allora, si è parlato tanto di discriminazioni, si è parlato tanto di terra dei fuochi. Allora, ognuno di noi, ogni giornalista che si rispetti probabilmente, ha una missione. La mia missione da 3 anni a questa parte era quella di abbattere tutte le barriere delle discriminazioni in Italia. Perché 3 anni fa che cosa accade? Per un mio problema di salute, ecco perché vi porto a capire perché ho accettato questo invito, per un mio problema grave di salute, perché poi insomma l'epilogo non è stato dei più felici, però oggi sono qui a raccontarvelo, quindi voglio dire sto bene, sto qui. Però purtroppo io leggevo il TG, facevo tante trasmissioni anche su reti locale, insomma, ed ero 40 kg in meno. Ora che cosa accade? Quando io dopo questo problema di salute ritorno in redazione pensavo mi potessero accogliere dei colleghi lungimiranti, no? Dei colleghi che non avessero insomma l'idea di discriminare una donna per dei chili di troppo, anche perché voglio dire a volte oggi che c'è appunto l'idea della donna curvi, io pensavo addirittura di poter piacere di più, no? Non con 40 kg in più, però con qualche forma in più, insomma uno più avanti nell'età, come si dice la Ricciarelli, ad una certa età, no? È meglio pensare, posso dirlo, siamo tra adulti, no? È meglio pensare al sedere o al viso, e allora dai 40 anni in su è meglio pensare al viso con qualche chilo in più che un sedere più. Allora, mi accolgono in redazione e purtroppo dopo 17 anni di onorato lavoro mi licenziano. E la motivazione era perché non ero più piacevole in video. Ora mi chiedo, cioè perché discriminare una donna per dei chili di troppo? E poi chi è che lo dice? Hanno fatto praticamente un concorso per capire che io non ero più piacevole in video. Da questo momento io non mi abbatto e comincio la mia battaglia. E quindi c'è un collega conduttore, giornalista, che si chiama Marco Liorni, che inizia un'altra sua battaglia. Lui era stato messo da parte in Rai e quindi lui riprova con una format che si chiama Italia Sì. Questa Italia Sì non gli davano 2 puntate, ecco, e invece per fortuna, grazie a collaboratori, spero, anche come me, no? E come altre persone del suo staff, questa trasmissione sta andando avanti con successo, perché racconta i veri problemi della nostra Italia, cioè quelli che possono portare a volte anche al suicidio. Cioè ci sono delle persone forti, no, come me, che hanno preso questa discriminazione e ne hanno fatto una forza. Ci sono persone come Nadia Toffa che lei ripeteva sempre, quando persone con neoplasie dicono ma perché a me? E lei diceva, Antonino, perché non a me? Ecco, lei spostava, no, il punto di vista e diceva perché non a me? E questo è stato il suo punto di forza, per questo oggi siamo tutti qui riuniti, perché dobbiamo combattere le discriminazioni, dobbiamo combattere
gli avvelenamenti atmosferici, così io li richiuderei, no? In una frase, avvelenamenti atmosferici e non, e dobbiamo combattere chiaramente tutto quello che ci rende deboli. E quindi io credo che qui siamo tante brave persone come Antonino, perché Antonino si commuove, Antonino parla, Antonino organizza, però sono convinta che lui ha scelto bene tutti i suoi collaboratori. A questo punto io mi fermo, perché avrei tanto da dire, poi io chiacchiero, non mi fermo mai, però lei che sorrideva, insomma, volevo sapere un po' il nome di queste associazioni e perché voi... ecco, appunto, io volevo giusto aprire e chiudere parentesi, Marian Tancredi, Edson D'Alessandro, perché io ho scelto di proporre questi miei due amici artisti straordinari che insieme a me combattono le discriminazioni, perché appunto Edson D'Alessandro, come ha anticipato il collega straordinario Giambattista Nescinio, che lui è un altro che insomma è veramente una brava persona, perché ho scelto Edson D'Alessandro perché il ragazzo è balbuziente, lui addirittura è riuscito a vincere un talent, Tu sì che vale, se qui farei un applauso, ed è riuscito ad emozionare tutti con una voce straordinaria, oltre che lui, se avrà modo, racconterà la sua storia, il ragazzo è stato adottato, ha trovato una bellissima famiglia, dietro c'è una storia, quindi io suppongo e spero che tutti gli artisti che verranno a trovarci al Palasele abbiano una storia da raccontare. Marian Tancredi, pensate, è una ragazza che ha qualche chiletto di troppo. Scusami Anna, volevo dire una cosa, sì. Riguardo a Edson D'Alessandro. Noi poco fa ci siamo sentiti con Edson D'Alessandro, sì. Edson D'Alessandro doveva andare a Verona, sì. dove sarebbe stato ben remunerato. Edson D'Alessandro ha rinunciato all'Arena di Verona per venire al Palasele di Empoli, sì, quindi... Perché insomma lanciare un messaggio a volte è più importante di un cachet bello ricco. Marian Tancredi ha qualche chilo di troppo. Quando lei si presenta a questo famoso talent e lo vince, avendo come coach Albano, non le davano un centesimo, che si presenta questa ragazzona grossa, alta, ma quando apre la bocca per cantare si ferma l'orologio. Quindi noi dobbiamo combattere la meritocrazia, cioè noi dobbiamo stralciare con un colpo di spugna tutto quello che non è meritocrazia, cioè dico bene? Mi fa giusto, gli inascoltati. Gli inascoltati, ecco, gli inascoltati che Antonino diceva, io voglio gli inascoltati, e Marian Tancredi vince un talent importante insieme ovviamente al suo coach Albano, che purtroppo da poco ha perso la sua adorata mamma. Quindi lui aveva anche pensato di venirci a trovare, Antonino, questa cosa te la dico così live, però purtroppo è stato colpito da un lutto drammatico, perché sapete Albano quanto teneva la sua adorata mamma, insomma. E quindi tutti gli artisti che verranno a trovarci sono artisti di spessore morale, ma ci riserveranno uno spettacolo straordinario. Penso che abbiamo fatto già molto, Antonino, grazie, che grazie, dici? Grazie di nuovo. Ringrazio di nuovo il sindaco e sindaco, mi onoro di darvi la parola. Sono stati tanti gli stimoli questa mattina, che cercherò anche di essere sintetico, però non solo di fare i dovuti ringraziamenti, ma anche di evidenziare alcuni argomenti importanti che tramite Antonino tutti voi avete messo sul tavolo di questa conferenza stampa, che poi è diventata anche un momento di riflessione, quindi non una semplice conferenza stampa. Io innanzitutto consentirmi, tramite l'amico di Vito Iorio, con il quale mi lego un legame da tantissimi anni, mi ha visto da ragazzino, quindi lavorare quando lui suonava, quindi non posso mai dimenticare anche questo aspetto importante. Tramite lui ho conosciuto Antonino, il quale lo potete percepire tutti quanti, è una persona che si apre totalmente, si emoziona e si commuove. Per fortuna ci sono ancora persone così che riescono a vivere il rapporto con gli altri partendo e parlando con il cuore, non solo con i calcoli.
E lo dico perché con Antonino è nata una grande sinergia anche con il gruppo Sud delle Guardie Nazionali Ambientali, dove ci stanno affiancando anche tante altre iniziative, e che colgo l'occasione anche per ringraziare del supporto che ci hanno dato in questi ultimi mesi. Quando Vito mi propose questa iniziativa, noi, pur essendo in un periodo pieno di iniziative, noi, se potete vedere il nostro calendario di Natale, uno forse tra i più intensi che ci sia in Regione Campania, però abbiamo ritenuto e voluto volutamente farla in questo periodo, un premio ad una figura che chi di noi non è cresciuto, perché poi Nadia Toffes, pur essendo giovane, diciamo, l'abbiamo da tanti anni in televisione, le battaglie di legalità, delle ingiustizie quotidiane che ci sono nel nostro territorio, come diceva Adriano e come ha evidenziato Anna Cicalese, sono ingiustizie che poi si perpetrano nel tempo, dalle quelle più piccole a quelle più grandi, che di cui è stata anche lei vittima di un'ingiustizia, di una cultura maschilista che ancora prevale anche nei luoghi di lavoro. Lo dico perché da questo percorso del premio Nadia Toffes credo che si è ampliato molto il ragionamento degli argomenti da portare all'attenzione. La rete che ha messo in campo Antonino, grazie a Vito Iori, è importante, tante realtà associative, consentitemi Mirella, che voglio salutare e ringraziare le nostre maggiorette del Ginestra, che ormai sono diventate quasi americane, hanno inaugurato il Natale, sono state presenti anche lo scorso anno, hanno fatto un bellissimo stage a Palasera l'anno scorso, una bella realtà, perché credo che qui non dobbiamo limitarci ai territori, ma ampliarci, appunto come dottore Scimmio, Giambattista, quindi ha voluto evidenziare, lui si è dedicato, viviamo a Cava, quindi, ma è importante. Qui è incidentale, il padre è andato a Monaco per i motivi lavorativi, quindi bene. Sono legato a questo mio parente da Tiepoli, quindi. Bene, e quindi a questo poi, parlando del Cilento, parlando dei Valle di Arno, possiamo parlare di Padula, possiamo parlare dell'amico Nino, perché con Nino ci conosciamo da tanti anni, tante iniziative quando era assessore della provincia che abbiamo fatto in provincia di Salerno. E lui è con il suo modo semplice e accalorato, mi si rende conto, diciamo, di quello che ancora oggi rappresenta Gio Petrosini in America, e che deve rappresentare per noi un motivo d'orgoglio, quindi dobbiamo sentirci orgogliosi che un uomo della nostra terra ha combattuto con fermezza la malavita organizzata a partire dal Capone, poi tutto ciò che lui poi era riuscito a trasmettere, i sentimenti vivi della legalità e della giustizia. Quindi con Nino, che voglio ringraziare per la presenza, non sapevo della tua presenza all'interno di questo premio, quindi mi fa piacere che hai un'occasione di vedere. Antonino ha evidenziato la collaborazione, la gratuità del supporto di tanti, delle associazioni presenti, dell'agenzia della dottoressa Giuliano. Questo fa capire che Antonino è anche un catalizzatore importante che riesce ad aggregare, a trenare con la sua commozione, e credo che questo rappresenta un ulteriore valore aggiunto. Proprio a quello che poi diceva il professore, io ho scritto una frase importante che lui ha sottolineato: guardiani dell'ambiente. Tutti noi dobbiamo avere questo senso civico di appartenenza, che è quello di essere guardiani del territorio. Non perché gli amministratori devono essere giustificati, ma chi amministra è una persona uguale come agli altri, viene da un suo substrato culturale, sociale, e quando uno diventa un sindaco, consigliere, assessore oppure un altro ruolo, è perché comunque si è posto degli obiettivi che non sempre si riescono tutti quanti a portare a termine, però negli obiettivi che si pone ci sono delle priorità, che è quella appunto della legalità, della tutela del territorio, della salvaguardia dell'ambiente. Però da soli non riusciremo mai a portare a termine, perché possiamo fare tutte le iniziative di sensibilizzazione, di rete nelle scuole. In questi giorni andremo a consegnare a tutti e 4.000 studenti delle scuole medie inferiori di Eboli 4.000 boccette in alluminio, appunto perché noi siamo dei comuni aderenti al progetto Plastic Free, sono dei segnali importanti che noi vogliamo dare alla comunità, sono dei segnali significativi, però abbiamo la possibilità di essere affiancati da associazioni di volontariato nazionali, il caso del gruppo di Vito e di Antonino, della Polizia di Stato, la Protezione Civile, le Guardie Ambientali del Gruppo Comunale, però non siamo mai sufficienti, perché credo che ogni cittadino debba essere un cittadino attivo. Il cittadino passivo è quello che danneggia anche chi amministra e chi lavora come voi e chi cerca di mettere poi di nascondere le ingiustizie.
pensare di essere coloro che preferiscono, diciamo, girarsi dall'altra faccia è un sentimento che molti dicono che appartiene al nostro mezzogiorno, alla cosiddetta omertà, cosa che invece non credo sia vero, però esiste anche qui. E questi comportamenti omertosi mettono noi che vogliamo cercare di far rispettare la legge, ci mettono sempre di più in difficoltà di riuscire a farla applicare, perché non possiamo avere 100 occhi, 1000 occhi o 41.000 occhi quando sono gli ebolitani su 138 km quadrati. Quindi le tante ingiustizie che si vivono nei territori a volte è dovuta ad un'inciviltà che dobbiamo cercare di combattere con la repressione da un lato, ma con la prevenzione e anche con il coinvolgimento, perché magari se utilizziamo in questi due giorni di discussione sulle politiche ambientali ci spinge ad aprire un dibattito ancora più importante. Un'amministrazione che noi abbiamo voluto investire, venivano citati gli oli esausti, diceva Antonino, che anche noi abbiamo attivato, ma dei segnali significativi bisogna dare sulle politiche ambientali, perché sennò un'amministrazione secondo me si differenzia su tre cose fondamentali: sul senso di identità e di appartenenza, e quindi su quello che tu riesci a dare nella crescita sociale e culturale del territorio, nel supporto ai soggetti più deboli, sulle politiche della disabilità. Possiamo ritenerci, nei tanti limiti che ci sono ancora, di essere tra i primi comuni in Italia ad avere dei progetti pilota con rilevanza nazionale, l'ultimo con uno speciale che ha fatto dai tre proprio sulla città di Eboli. Abbiamo un disabile manager, siamo l'unico comune in provincia di Salerno che ha un disabile manager, il quale si affianca sulle politiche della disabilità, perché non tutti quanti siamo, diciamo, io che vengo da quel mondo conosco, ma non tutti. Noi abbiamo anche, ci siamo trovati dei progetti, caro Giambattista, dei progetti di lavori pubblici che ho trovato in questa macchina comunale appena mi sono insediato, dove nella realizzazione dei marciapiedi andavano a mettere il paletto al centro del marciapiede senza tener conto che una persona con disabilità potesse passarci con la carrozzina. Solo questo fa capire, oppure scivoli con le 10 cm, dico le cose più stupide, come diceva appunto Adriano, il parcheggiare davanti al posto riservato ai disabili o davanti alle strisce pedonali al passo dei disabili. Io dico sempre ai miei vigili: non dovete neanche fischiare, montare e chiamare il carro attrezzi, perché questi non devono essere fischiati se potete spostare la macchina, perché già così tu li devi giustificare, devi essere fermo su queste cose. Non sempre ci riusciamo, non sempre viene percepito quello che uno politico, quindi occorre perciò una grande sensibilizzazione che insieme dobbiamo portare avanti. Allora, in questi percorsi io credo che questo giorno cercherò di essere presente nonostante le tante insieme che abbiamo in capo, però volevo legarmi a dei percorsi, perché quando parliamo di queste auto che hanno l'obiettivo di verificare innanzitutto quali sono gli effetti di inquinamento nel territorio, noi siamo un'amministrazione dove abbiamo avviato il percorso delle auto elettriche, abbiamo ottenuto da due società l'installazione delle centraline per le ricariche, a breve dovrebbero essere realizzate, ripeto, mi auguravo di farlo prima di Natale, però dei problemi della struttura, non nostra ma loro, li abbiamo rinviati a gennaio. Siamo di quelle poche amministrazioni che abbiamo un comitato, abbiamo lo sportello amianto. Voi sapete tutti quanti meglio di me che fino al 92 l'amianto era regolare e poi sono emersi, diciamo, i danni dall'amianto, i notevoli danni dopo 20 anni. Abbiamo attivato uno sportello, è una città che è stata, che alle polveri sottili, che appunto rientra anche in quel ragionamento, una città che è stata costruita negli anni 70-80 con decine e decine di palazzoni, se girate per Eboli vi rendete conto, tutti costruiti con l'amianto. Abbiamo in 4 anni, grazie anche alla collaborazione di un comitato di cittadini spontanei che insieme a noi mantengono vivo lo sportello amianto, abbiamo attivato 150 bonifiche di amianto, abbiamo tolto l'amianto in tutte le strutture comunali che erano presenti. Abbiamo denunciato anche agenzie sovracomunali che non toglievano l'amianto nelle loro strutture e contemporaneamente stiamo andando avanti con i decreti di procedimenti penali nei confronti di quei condomini che non vanno a togliere l'amianto. Lo dico perché questi sono segnali che dobbiamo dare ai territori, come l'abbiamo fatto con il piano del verde, quindi con un'area di una pianificazione delle politiche ambientali. Noi abbiamo catalogato tutti i 4.800 alberi della città di Eboli, sapendo quelli che sono salubri e quelli che sono da tagliare. Ne abbiamo appunto fatto una bonifica in questi giorni di 100 alberi, di cui 90 circa alberi, diciamo, totalmente malati, e abbiamo evitato anche delle tragedie. Siamo il primo comune in provincia di Salerno, questo citato dalla Procura della Repubblica,
pubblica che in 3 anni e mezzo abbiamo messo a disposizione con fondi comunali 1.400.000 euro che abbiamo messo nel fondo cassa del comune a disposizione della procura di Salerno per gli abbattimenti delle case abusive, in modo da far capire a loro qual è il segnale. E devo dire, perché poi sull'abusivismo noi la grande sera parlare della fascia costiera, uno dei casi maggiori, cioè abbiamo non solo adero, ma tutta la fascia costiera, questo fa capire quali sono gli obiettivi, però tutto ciò da solo non ce la fa, un'amministrazione ci crede, per fortuna qui c'è una rete capitale e voi, lo dico ad Antonino, l'ho detto a Vito, per me oggi da quando ci siamo conosciuti siete parte integrante di questa rete e ho voluto fortemente questi 2 giorni, non solo perché vado a riempire il mio tanto ormai pieno calderone delle iniziative natalizie, ma perché questo è un evento diverso dagli altri, è un evento che mette a centro in un premio giornalistico una persona importante di cui tutti l'abbiamo visto come baluardo delle politiche nei confronti delle giustizie, mette anche noi amministratori al centro delle discussioni di quelle che sono le questioni ambientali, perché non ci dobbiamo mai cullare, mai pensare che hai fatto un atto e finisce lì. Quando fai un'ordinanza, una delibera, una proprio un progetto, devi seguire quello che accade dopo, perché poi purtroppo la gente si abitua troppo facilmente in modo passivo al vivere quotidiano. Allora facciamo in modo che tutte queste eccezioni che noi oggi facciamo, perché il vostro evento è un'eccezione nelle regole, la nostra attività è un'eccezione in tanti altri, possono diventare delle regole. Per poter far sì che diventino delle regole occorre una squadra unica. Quella di far capire che il Palasella di Eboli non è soltanto un ricettacolo per il tempo ludico. Sì. Ma il Palasella di Eboli non è un ricettacolo, scusami se te lo dico, perché giovani che vengono di pubblico, il Palasella di Eboli a noi ci porta un indotto economico e turistico importante. Quindi... San Battista non nominare tutto, ti prego, il Palasella è una struttura straordinaria. Anzi, voglio dire una cosa a Gian Battista che forse non sapeva, che quando ci siamo insediati il Palasella di Ebro non era neanche accatastato. Non era neanche accatastato, non aveva neanche l'autorizzazione provinciale per la sicurezza e per l'antincendio. Allora questo consentiva i concerti che si potevano sempre fare con la commissione provinciale che si riunisce ogni singolo concerto e quindi là c'erano tutte le autorizzazioni. Ma se volevo trasformare il Palasella da un evento ludico e che porta anche la musica, economia, la musica crescita nel territorio, perché avere il Notre Dame de Paris credo che sia un motivo di orgoglio, quindi avere nella consegna la stessa cosa lo riproveremo noi. Poi, no, però mi ha dato lo spunto per chiarire alcune cose, perché io ho voluto che si facesse nel Palasella questo evento, sì. Perché proprio ieri, oggi è lunedì, ieri al Palasella di Eboli, facendo spostare altre date, come ho fatto spostare anche questa, a Palasella di Ebre abbiamo avuto la quarta edizione di Ebre in Orienta, noi siamo l'unico comune che in provincia, io direi ad oggi Regione Campania, che organizza una giornata di orientamento per tutte le scuole politane. Ieri c'erano tutte e 14 gli istituti che per 12 ore si sono confrontati con i propri laboratori, con centinaia e centinaia di persone. Il Palasella è anche questo, il Palasella è per gli eventi musicali, però è principalmente per gli eventi sportivi, perché è nato per gli eventi sportivi e grazie alle universiadi, grazie a quello che poi abbiamo ottenuto, abbiamo il numero maggiore di spettatori delle universiadi, con la medaglia d'oro e medaglia d'argento, l'Open Day, abbiamo la ginnastica artistica, la scheda, abbiamo avuto di tutto a Palasella. Immaginate che quest'anno a Natale nel Palasella porteremo, perché noi abbiamo il Palasport Sun e abbiamo l'Eboli Beach in piazza, porteremo con i campionati italiani di pallavolo, di beach volley se non sbaglio, beach soccer, porteremo all'interno del Palasella la sabbia, tutto a norma, tutto garantito, perché sono io quello più pignolo, guai a chi mi tocca una virgola nel Palasella, però per far capire quanto stiamo valorizzando il paese dal punto di vista sportivo. Bellissimo. Questo settore ambientale è la prima volta che lo facciamo e perché io perciò ho voluto che si facesse nel Palasella e non in un altro luogo meno importante, perché per me questo evento ha la stessa, se non una importanza maggiore di altri eventi, perché ha un risvolto ambientale e salutare sicuramente superiore. Quindi questo è il motivo per cui ho voluto chiarire. E poi ringrazio ancora una volta Antonino, sperando che non si commuova più, ora abbiamo finito. Però è bello quando è così. Ringrazio Vito Iovere perché è stato il freddo di ogni di questa importante giornata. Grazie a tutti per la presenza. Perché volevo ricordarti che all'interno del Palasella ci saranno persone.